Cari amici, bentrovati, altra puntata di Onda Calabra, Luigi Grandinetti, Erika Consolo. Dove siamo oggi? Siamo a San Giorgio Morgeto. Beh, magari non proprio in città, perché per arrivare fino a quassù, insomma... Esatto, quanti scalini erano più o meno? Non lo so, meno di quelli della Torre di Pisa, ma straordinariamente complicati per delle zeppe così che ha la nostra Erika. Di che cosa parleremo in questa puntata? Noi parleremo di artigianato, faremo un percorso abbastanza particolare, perché parleremo anche di religione, ma di storia, di monumenti, insomma tanta roba. Assolutamente sì, non dovete perdere questo appuntamento perché noi due... Scalerete con me sino ad arrivare ad un castello? No, meglio che guarda, ci parli tu, perché io avrò il fiatone, quindi non... Ora, non per dire, ma ti tocca arrivare in cima lassù, ma verso la fine del programma, quindi se vorrete vedere una scena del genere dovrete rimanere con noi. Ad accoglierci a San Giorgio Morgeto c'era il nostro insegnante di religione, il professore Francesco Greco. Lei era qui ad aspettarci perché ha voglia di far conoscere al turista San Giorgio Morgeto. E come lo fate? Lo fate attraverso un'associazione della quale lei è uno dei fondatori. L'associazione si chiama Nuovo Mondo e il vostro obiettivo è far conoscere la città al meglio. Ha un'antica storia e proprio alle nostre spalle in questo momento ci troviamo un monumento importante, una statua di cui vorrei che ci parlassi. Sì, più che una statua è una fontana monumentale. La fontana in paese si chiama Fontana Bellissima, appunto perché è bella ed ha delle caratteristiche particolari. A dire il vero non ci sono degli studi molto molto approfonditi su questa fontana. Ultimamente è stato scoperto anche una datazione un po' particolare scritta... C'è un'incisione che ancora non riusciamo a leggere benissimo. Non si legge benissimo. Neppure con le nostre telecamere zoomando nulla ancora. Ci sono gli studiosi che stanno cercando di decifrare. Uno studioso di questo tipo di monumenti ha notato una cosa strana, perché la data è scritta e incisa sia in lettere romane che in lettere latine, una cosa un po' inusuale. E la fontana è monumentale, è realizzata in un granito particolare che non si trova più, che apparteneva ad una cava di granito che era vicino a... Quindi granito locale. Granito locale. E questa tipologia di fontane, diciamo così, così grande, così belle, che ora funziona a metà, perché una volta era il luogo dove praticamente c'era l'acqua del paese, della Anche città. Anche se ho visto, a dire la verità, qualche ragazzetto che veniva a rinfrescarsi. Ancora oggi, chiaramente, in questo periodo d'estate andiamo, diciamo, a rinfrescarsi. Che con l'acqua corrente un po' le cose sono cambiate. Certo. L'uso domestico ha sicuramente sminuito un po' l'importanza di questa fontana, che serviva sicuramente... Sì. La popolazione. La fontana invece è stata costruita da una casata importante, sì, quella di Milano. Casata importantissima, che è la casata dei Milano, perché San Giorgio nel corso della sua storia ha avuto due casate nobiliari che sono stati baroni insigniti dai vari imperatori, la casata dei Caracciolo e la casata dei Milano. Milano è stata l'ultima casata e molto probabilmente la fontana stessa è stata costruita, voluta, realizzata dalla famiglia Milano. E dicevo che di questo tipo di fontana ce ne sono parecchie, importantissime, in alcune città d'Italia, soprattutto Napoli e altre città importanti. Perché ricordiamo che faceva parte questo territorio del Regno di Napoli. Esatto, sì. Almeno è nato nel 1938 con la regina Giovanna di Angiò, quando ha affidato la baronia di San Giorgio al suo ciambellano, il conte Antonio Caracciolo. E sì, e da lì si è partiti, quindi, con questo rapporto diretto, rappresentando in qualche modo la regina stessa. Quindi un territorio importante che rivestiva una funzione principale assieme ad altre cittadine. Mi pare Terranova, Fossero Terranova e Seminara. E Seminara erano tre luoghi importantissimi. Soprattutto nel periodo medievale, nel periodo del feudalesimo, perché erano residenza dei vari baroni o conti locali.
Quindi, io adesso sfrutterei l'altra tua professione, non quella da guida, ecco, nel tempo libero, ma piuttosto quella di insegnante di religione, perché ho sentito parlare di una statua importantissima, che è quella di San Giacomo, e quindi vorrei che me la mostrassi. Andiamo. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling, and the world will smile with you. Love is a flower. Ci troviamo all'interno della Chiesa Madre e di fronte a noi c'è la statua di San Giacomo, di cui parlavamo prima. Perché, se il paese si chiama San Giorgio Morgeto, vi è anche un monumento nazionale proprio all'interno della vostra Chiesa Madre? Sì, San Giorgio Morgeto ha due santi protettori, San Giorgio che trovate alle nostre spalle e San Giacomo che è di fronte a noi. Anche qui la storia un po' si perde, San Giorgio sicuramente perché nei secoli passati sembra che la popolazione locale si sia rivolta a questo santo famosissimo, un santo del 300 d.C. per debellare una pestilenza, ma comunque in periodo di guerra, un periodo molto difficile. Periodo di guerra, ma soprattutto gli storici sono più d'accordo nel dire che era un periodo di pestilenza, il popolo si rivolge a San Giorgio e di fatto San Giorgio non viene colpito da questa malattia che sappiamo nel periodo antico mieteva tantissime vittime. Era un centurione romano. Giorgio. San Giorgio era un centurione romano, sì, che combatte contro il drago che ci lascia la legge. Rappresenta il male in qualche modo, il male, la statua alle nostre spalle, sì. Ritrae un vero e proprio drago, però sì. La simbologia cristiana in questo caso vuole dire qualcosa di più, sì, sì, sì. Anche se la leggenda racconta che questo drago fosse solito togliere la vita alle ragazze vergini di ogni paese che incontrava, quindi di una città che incontrava. San Giorgio è campione di giustizia perché ricostruisce la giustizia in quel paese e poi muore martire perché non rinnega la sua fede cristiana. E ritornando invece a San Giacomo, mi spiegavi che la tradizione vuole, la tradizione cristiana di pellegrinaggio in periodo medievale, vuole in qualche modo legare questa figura di questo santo a Milano. Sì, sembrerebbe così, perché in Calabria solamente due paesi hanno il culto di San Giacomo Apostolo. Parecchio tempo fa, leggendo bene le parole di una canzone che ancora oggi si canta nel periodo di San Giacomo, tramandato oralmente, chiaramente, si dice che il conte ha portato a San Giorgio questo grande culto. Verosimilmente, cosa sarà successo? Che questo conte, come tante persone nel periodo medievale, ma anche sarà stato egli stesso un pellegrino. Può darsi che sarà stato egli stesso un pellegrino, per cui affascinato da questo santuario che ancora oggi affascina tante persone perché il percorso ancora c'è, sono 300 chilometri da fare a piedi, si sia recato in Spagna, a Santiago, e ha portato qui a San Giorgio tra a quella i suoi... che era considerata la fine, in qualche modo l'oceano che faceva finire così il mondo, sì, perché all'epoca medievale non c'era l'America, quindi si pensava che il mondo fosse finisse lì nell'oceano e lui si prendeva un souvenir, ecco, una conchiglia, si ritornava, sì. Magari a San Giorgio Morgeto, che allora naturalmente non aveva questo nome, e così, ispirati da quella figura, da quel pellegrinaggio, da quella conversione cristiana, si decideva di votarsi a questo santo. Sì, sì, è vero, sì, era un culto molto importante nel periodo medievale perché c'era un senso diverso del peccato, ecco, quindi si faceva questo pellegrinaggio e non sempre si ritornava a casa, perché chiaramente bastone, mantello, bisaccia. Vedo che antico c'è anche il coro, volgendo lo sguardo verso destra, sì, ho visto che... Il coro è del 1746, qui c'era la cosiddetta collegiata,
significa che a San Giorgio, pur essendo un piccolo paese, c'erano 20 preti che si riunivano nel coro per pregare. Il coro è diviso per scanni, cioè per sedili, dove veniva recitato l'ufficio, cioè la preghiera che i sacerdoti recitano quotidianamente. Abbiamo parlato di una parte del nome, ossia San Giorgio. Io direi che Morgeto lo spiegherai assieme a Luigi poi, ai nostri telespettatori, magari certo, vicino al castello. Ricollegandomi al castello, c'è un rito abbastanza particolare che coinvolge tutta la comunità cristiana del luogo, che è quello di portare il Venerdì Santo, il Gesù Cristo in croce, anzi di veramente toglierlo dalla croce e portarlo come un defunto nel castello. Sì, San Giorgio ha una grandissima storia e tradizione religiosa. Abbiamo un crocifisso bellissimo del 1700 che ha la caratteristica di avere le braccia che si chiudono e quindi c'è la cosiddetta schiodata, cioè viene tolto dalla croce, è un'immagine bellissima e viene portato appunto in processione per ricordare appunto la morte di Gesù. Adesso, guardando un po' i vetri della Chiesa Madre, mi sono ricordata che c'è un prezioso artigiano che dovremmo conoscere. Io sto osservando, come state facendo voi in questo momento del resto, il lavoro minuzioso del nostro artigiano vetraio, ossia di Simone. Simone, prima abbiamo parlato di te, non vorrei disturbarti in questo momento, tranquilla. Anzi mi spaventa anche per ecco, distrarti mentre maneggi del vetro, ma del resto il tuo lavoro è quello che è. E quindi ne sarai abituato. Sì, che mi è successo di... tagliarmi 10 volte, 20 al giorno. Almeno. Ah, di infilzare le mani? Sì, vabbè, normalissimo. Però diciamo noi che è l'arte che entra e fa parte di te ogni volta che ti tagli. Oh, questo è sicuramente una bella immagine, ecco, un attimo, è un pochettino come le ballerine, io lo dico per esperienza personale, quando mettevo le punte facevano un male assurdo, però io ero contenta, sentivo l'arte dentro di me. Però stavo dicendo, abbiamo lasciato l'amico Francesco che intanto raggiungerà Luigi perché dovranno parlare di un altro tipo di bottega e io mi sono diretta verso di te perché ho saputo che nella ristrutturazione della Chiesa Madre tu hai avuto un compito importante, ossia quello di ricreare delle vetrate a modi uno stile che era quello della chiesa precedente. Sì, è uno stile che riguarda due o tre tecniche di lavorazione del vetro, perché ho utilizzato sia la tecnica antica che quella della rilegatura a piombo, cioè il vetro inserito nelle lamine di piombo. Poi quella della rilegatura a Tiffany, che è molto più sottile per le parti, quella che sto realizzando ora. In questo momento ho fatto una dimostrazione per voi, in questo momento sto realizzando una farfalla che sarebbe una lampada come questa qua. Ecco qui, anche perché ha una forma differente. Una forma differente, perfetto. Quindi non si potrebbe utilizzare il piombo. Brava. Questa tecnica si chiama Tiffany dall'artista newyorkese che ai primi del secolo 800 ha rivoluzionato il metodo di lavorazione del vetro, cioè sostituendo il piombo con un altro metallo, il rame. Il rame che sembra un nastro adesivo qui, perfetto, praticamente nella che macchina. Qua, ecco, nel vedere la macchina pure, che è uno scotch di metallo sottilissimo, che da un lato è adesivo e dall'altro no. E cosa funziona? Come funziona? Allora, la prima cosa che si fa è la scelta del disegno. In questo caso ho disegnato una farfalla. Poi si va al taglio del vetro che avete visto prima, scusate, è l'emozione. E poi... Non ti preoccupare, anche quello dell'obiettivo è vetro, credo. Quindi cerca di familiarizzare in qualche modo. Una volta che ho tagliato il vetro, vado a nastrare il pezzo con il rame. Quindi appoggio il vetro così e vado facendo molta attenzione a far aderire, ecco, per qui. Bene. Vedi? Mi incanta, perché io ho paura ogni qualvolta, ecco, infatti vi dirò anche che sì. È normale. Ecco, una volta che ho nastrato, perché molto furbamente ho messo la mano sul piano da lavoro. Geniale. Ok, una volta che ho annastrato il pezzettino di rame, vedete, questo è il vetro che ho tagliato prima, molato e l'ho annastrato a rame. Cosa succede? Poi come si fa a legarli insieme? Vado e faccio questa operazione qua. Immergo un pennello in questo acido
che una pasta salda, cioè permette a un metallo di far presa su un altro metallo. Beh, ma credo che ci sia bisogno di una scuola ben precisa per riuscire a raggiungere questa perizia, insomma, nell'artigianato. Allora, io non ho fatto nessuna scuola specifica, ho soltanto ero un giovane come tanti calabresi in cerca di lavoro e ho deciso invece di farmi la valigia di investire sul mio futuro qua. E quindi ho intrapreso un'arte, come abbiamo detto prima, l'ho messa da parte, ora sono 20 anni e faccio questo lavoro con tanti sacrifici. È una meraviglia questa, ciò vuol dire che hai iniziato tu, non sei figlio dell'artigiano, hai proprio deciso tu di investire, di investire in questa importante arte, e poi naturalmente ci vuole una manualità anche di natura, una dote naturale che io non ho visto, che mi sta sanguinando la mano sinistra, però... Allora, questo si fa per il lavoro. Certo. Allora, ecco, non la dovrò tenere. Vi farò vedere come lego uno o più pezzi di vetri insieme. Innanzitutto utilizzo questo attrezzo che è un soldatore elettrico, e questo metallo che è un metallo abbastanza resistente, però nello stesso tempo si piega facilmente, che è lo stagno. Quindi cosa faccio? Riscaldo la punta del soldatore, tempo stesso faccio fondere lo stagno che dallo stato solido diventa liquido. Vedete? Ah, ecco, sembra un po' il rumore della carne arrosto. Arrosto. Invece no, stai creando qualcosa. Sto fondendo soltanto questo metallo. Un'opera unica, perché poi è il bello. Brava, perché io tendo a non ripetere perfettamente i miei lavori, anche se possono sembrare simili, però si differenziano, come è vero, tutte le opere di artigianato, perché non può mai venire un'opera uguale all'altra, essendo fatta a mano. Mentre noi ti vediamo finire il tuo lavoro, vorrei che alla fine ci dessi, ecco, un pensiero rispetto a San Giorgio Morgeto e quello che rappresenta per te il futuro. Allora, in rappresentanza dell'artigianato locale? Sono orgoglioso di rappresentare l'artigianato locale perché è vasto e variato, va dalla vetrata artistica alla falegnameria, ai cesti, che ormai è uno dei pochi cestai del mondo esistente a San Giorgio Morgeto. Mi piace molto l'idea di San Giorgio Morgeto costellato di piccole botteghe quella. Io dopo la pubblicità vi direi di seguire Luigi perché ha qualcosa da raccontarci. Recupero Franco Greco su Onda Calabra con Luigi Grandinetti ed Erika Cunsolo, ma adesso parliamo di solidarietà. Caro Franco, lasciamo per un attimo quello che è la storia di San Giorgio Morgeto, siamo in provincia naturalmente di Reggio Calabria, per parlare di un progetto che è nato 7 anni fa e che ha coinvolto una ventina di persone, numero più, numero meno, in un progetto importante, la bottega Equosolidale, che consiste nel recuperare, insomma, materiale, prodotti, l'artigianato locale, un po' di tutto il mondo, e rimetterlo sul mercato, ma a un prezzo equo. Perché in effetti, cos'è che fanno le multinazionali quando ci mettono le mani sopra e sappiamo cosa combinano? Le multinazionali operano secondo la logica del profitto. Questa logica impone... Del profitto esagerato, perché anche voi create un profitto. Anche noi creiamo un profitto giusto. Cioè, appunto, per cui... equo. Non creano ricchezza, ma continuano a creare povertà e fame. Sapete che nel mondo ogni 4 secondi si muore di fame. Certo. Quindi l'esperienza del commercio eco vuole essere una risposta piccola, una goccia nel mare. Un piccolo esempio, un però piccolo esempio di equilibrio e di tolleranza proprio nei confronti di questi popoli che producono un artigianato locale meraviglioso. Bellissimo. Che magari vendono a 10 centesimi, poi il prodotto, le multinazionali te lo sparano a 30 euro e in mezzo c'è veramente... un oceano, forse anche di più. Invece la vostra bottega ha l'idea di creare appunto un prezzo equo per il produttore. Esatto. E per il consumatore. Diciamo poi un'altra cosa, tu dicevi che non fa parte della storia di San Giorgio, invece la bottega in qualche modo è l'espressione della mentalità di San Giorgio, perché noi abbiamo fatto un'associazione di volontariato, non volevamo aprire una bottega nel nostro paese, però
qui c'è un substrato di solidarietà che ci ha permesso di gestire ancora oggi, dopo 7 anni, con 20 persone volontarie, questa esperienza bellissima, che vuole essere un segno piccolo di solidarietà per chi vive in una situazione economica, sociale, culturale. È un argomento che sentite, avete fatto vostro e che portate avanti, malgrado anche una serie di sacrifici che insomma si possono riscontrare lungo il percorso. Senti, a titolo informativo, perché è la prima volta che mi imbatto in una bottega eco-solidale qui a San Giorgio Morgeto, ma quante altre botteghe del genere sono presenti nel nostro territorio? Nella Calabria ce ne sono pochissime. Perché noi, rispetto a una popolazione del nord Italia dove l'idea del commercio eco-solidale è diffuso, siamo molto poche. Penso che saremo intorno a 4-5 botteghe in tutta la Calabria, cioè, quindi, si contano su una mano. Siamo un terreno molto fertile da questo punto di vista, le centrali ci guardano con occhio particolare, perché dicono: al nord le botteghe chiudono, perché qui invece è florido, perché chiaramente c'è un substrato e noi, al di là della bottega, facciamo molta promozione. Ti volevo domandare al volo, prima di chiudere, prima di spostarci, perché questo viaggio è iniziato con Erika all'interno delle mura storiche, diciamolo, insomma, no? di San Giorgio Morgeto, che ha molto davvero da raccontare. Noi creiamo sempre un assaggio, poi il resto naturalmente venitelo a scoprire qui sul posto, i personaggi ve li facciamo vedere, i collegamenti, gli indirizzi ve li diamo, poi voi organizzatevi di conseguenza. Ti volevo domandare, ma quanti paesi sono produttori, quindi sono presenti all'interno di questa attività? Non lo so, perché noi abbiamo prodotti tutto il mondo, dal Perù al più vicino, molti africani, la pietra saponaria viene prodotta solo in Africa, abbiamo il Sud America, il Ruanda, tutti quei paesi in cui la povertà viene toccata col mano, che sono la Palestina, noi abbiamo confetti della Palestina e della Striscia di Gaza. Ci teniamo molto a alcuni progetti perché li sentiamo anche un po' importanti per quel territorio. Volevamo anche raccontare questo momento non solo di solidarietà, ma anche di appartenenza, no? Non solo al territorio di San Giorgio Morgeto, ma anche appartenenza umana nei confronti degli altri esseri umani, perché se rispettiamo noi stessi, rispettiamo anche il prossimo. Complimenti a voi. Adesso ci spostiamo perché la nostra visita continua e ci sono altre cose interessanti da raccontare. Siamo arrivati nella chiesa dell'ex convento dei padri domenicani, una storia che bisogna assolutamente raccontare, ci sono delle vicende che mi piacciono, però ci sediamo, insomma, siamo in chiesa, naturalmente si viene per pregare e noi lo facciamo anche per raccontare. Tu insegni religione, quindi insomma voglio dire, l'argomento la conosci bene. Sì, diciamo che i gruppi che vengono qui, perché ci siamo dimenticati di dire che noi come associazione di volontariato spesso accogliamo dei gruppi che vogliono venire a San Giorgio e sapere un po' di storia, per cui la prima tappa è qua, ci sediamo e parliamo. Allora mi permetto di dire che ci sono quelli ben informati, perché il nostro territorio ha una caratteristica fondamentale: è bello, ma c'è poca comunicazione, viene poco raccontato, poco conosciuto. Ogni volta ci imbattiamo in amici calabresi che ci ringraziano per strada per avergli insomma fatto conoscere un posto che non sapevano neanche dell'esistenza. È un peccato, certo, in Calabria muoversi, insomma, la viabilità è un po' complicata, però magari il servizio che fa Onda Calabra può almeno servire nel suo piccolo anche a questo. Il convento dei Domenicani del 1600, molto grande, questa chiesa è più grande della chiesa madre. Per secoli i domenicani hanno studiato, perché questa era una universitas, un luogo dove studiavano i novizi, un luogo molto grande che non possiamo visitare perché si sta ristrutturando. Purtroppo. Qui ha studiato Tommaso Campanella per 2 anni. Pare che ci sia stato 2 anni e pare quanto sia vera questa storia di questo libro, no? Di questi scritti che parlavano di vulcani, che dovrebbero insomma confermare la presenza di Campanella qua, perché di fronte a noi insomma ci sono le isole Eolie. Le isole Eolie. Secondo alcuni studiosi, un trattatello giovanile che ha scritto Tommaso Campanella, che si intitola appunto... Un trattatello giovanile mi piace. Sui vulcani, trattatello, poche pagine. Sì, poche pagine. Perché le finestre del noviziato sporgevano
In effetti questo luogo era un luogo abbastanza importante perché era una universitas, un luogo di noviziato dove hanno studiato personaggi anche importanti. Si parla anche di Tommaso Campanella. Bravo, si parla di Tommaso Campanella, qui avrebbe studiato per 2 anni e a lui si attribuisce, a questo luogo si attribuisce un piccolo trattatello giovanile che lui ha scritto. Una roba di poche pagine, sì, ecco perché lo chiama trattatello sui vulcani, perché le finestre del noviziato sporgono nella piana di Gioia Tauro e di conseguenza di fronte a noi le isole Eolie. Le isole Eolie, il vulcano si vede anche oggi che fuma, insomma. Quindi... Fuma sempre, è un fumatore incallito, meglio così perché dicono che insomma se continuano a fumare voglio dire che sono anche tranquilli, particolarmente... tranquilli. Ma la cosa particolare dei padri domenicani è che sono riusciti ad alimentare, oltre naturalmente alla cultura, alla saggezza, quindi voglio dire un territorio di sapienti, va, diciamolo, diciamolo fino in fondo, perché dove c'è un libro comunque c'è conoscenza, c'è cultura e di conseguenza saggezza. Questi uomini saggi avevano alimentato anche l'artigianato locale, sì, sul territorio. Allora dobbiamo certamente la cultura dell'artigianato e poi hanno lasciato anche in eredità, perché i padri domenicani sono rimasti qui fino agli anni 70, all'inizio degli anni 70. Da 1600, insomma, sì, in linea continua. È un bel periodo. Ancora oggi qualcuno viene per ricordare, insomma, certo, l'antico convento. A rinverdire, esatto, insomma, il ricordo. Loro hanno lasciato in eredità l'idea del presepe. San Giorgio è conosciuto nella piana perché è il paese del presepe. È un presepe già il paese stesso e nel periodo natalizio apriamo le porte a tantissimi visitatori che per una tradizione innata, certo, devono venire a San Giorgio. Ma io, scusa, ti voglio domandare una cosa, visto che stiamo vedendo naturalmente le immagini, è un presepe che è sempre lì? Sì, è un presepe che è sempre lì, viene rifatto, cioè, ogni anno. Scusa, per dire, è sempre Natale. Sì, è sempre Natale, infatti i gruppi che accogliamo anche d'estate vogliono vedere festeggiano il loro, per la particolarità del presepe, come si può vedere. E la cosa particolare, magari dirla oggi che siamo praticamente inondati da tecnologie e da modernità, però questo presepe aveva la caratteristica di essere movimentato. Ha la caratteristica di essere movimentato oggi con i mezzi tecnologici, ma io ricordo 30-40 anni fa con le pulegge di legno, con sistemi assurdi per fare il giorno e la notte, anche particolarmente rischiosi insomma, per il tipo di... però con il fosforo per fare le stelle la notte, quindi gli artigiani hanno messo tutta la loro fantasia per creare questa cosa. Il giorno e la notte, esatto, l'acqua, insomma quelle cose che oggi magari per noi sono scontate e anche normalissime, insomma, la si fa davvero in 5 minuti. Questi scienziati, questi studiosi dell'effettistica sono riusciti a realizzare questo grande movimento. E, a proposito di artigianato, l'ultima cosa e poi ci spostiamo al castello, vero? Certo. Per chiudere naturalmente questa puntata di Onda Calabra qui a San Giorgio Morgeto, e ci sono tantissimi artigiani, pensa che ci sono più di 16 falegnami, ognuno specializzato nella costruzione diversa. E anche questa, ma per non farsi concorrenza o perché in effetti... No, non per non farsi concorrenza, ma ognuno ha un suo modo di vedere, una sua specializzazione dentro la falegnameria. Hai capito. E quindi... Comunque, complimenti a loro, lui si è fatto fare i mobili, quindi insomma, esatto, ne sa qualcosa. Allora Franco, dimmi. Ammazza. Ti sei stancato? Eh? Ti sei stancato? No, lo devo fare perché ci sono le telecamere accese, così la gente pensa, hai visto quello a quell'età? Ma no, assolutamente, siamo freschi come una rosa. Sentite, neanche il fiatone. Andiamo di qua, perché questo è il punto più alto, dopo una scarpinata durata mezz'ora, no? Però insomma, piacevole, scusate gli occhiali, ma potete capire che abbiamo un sole delle ore 19 in fronte. Dopo una scarpinata pazzesca siamo in cima a al questo castello. Ragazzi, cioè, qui si dominava davvero tutta la valle. Vedo
l'impianto di Gioia Tauro, del porto di Gioia Tauro. Sì, si domina la piana. Bene, si domina completamente la piana, un panorama immenso, grandioso, come le mura di questo castello. Sì, Franco, questo castello è, diciamo così, ha percorso la storia di tanti secoli. È stato costruito probabilmente la prima origine dai bizantini e poi è stato ripreso da Ruggero d'Altavilla. Per molti anni è stato un luogo fortificato. Posso capire anche per l'altezza, per l'altezza. Espugnare un posto del genere, espugnare Chiesa Racena, non potevano espugnare in nessun modo, ma neanche a sognarselo di notte, una roba del genere. È impossibile. Diciamo che poi è decaduto nel corso dei secoli. E certamente ora negli ultimi è rimasto sempre una fortezza negli anni. È rimasto sempre una fortezza, un po' abbandonata, e quindi chiaramente è andata in decadenza anche strutturale. Un paio di anni fa è stato fatto un intervento molto importante di sostegno, un po' di vitamine per tenere su struttura, le mura che sono rimaste. È l'orgoglio di San Giorgio, anche perché in questo luogo, nella piazza del castello, ogni anno si conclude un itinerario della festa medievale. Noi abbiamo recuperato ogni anno ad agosto da 7 anni. Sì. Voi ricostruite questo momento che vi trasporta come una macchina del tempo dietro di 500 anni, orientativamente. E 200 e più figuranti in giro per il San Giorgio Morgetto. Un po' ripercorriamo le tradizioni storiche del paese, partendo anche nel tardo medioevo, quando nel 1358 la regina Giovanna costituisce la baronia. È una festa molto importante perché tutto il paese è coinvolto, che questa è una cosa molto bella in questo momento. Specifichiamo questa cosa, perché molte città, insomma, hanno i loro pali, i loro borghi o tutto quello che volete, però magari sono caratterizzati da chiamare e pagare, quindi affittare dei figuranti che vengono sul posto, magari facendo momenti di danza, momenti di armi o quant'altro. E invece voi siete tutti di San Giorgio Morgetto? Diciamo, la maggior parte delle figure che ci sono durante la festa sono locali, cioè gente con abiti fatti da noi, in stile perfetto medievale, e con i vari stand, i vari ricordi degli usi e dei costumi del Medioevo, fatto con delle persone di San Giorgio. Questa è una cosa molto bella, perché è una festa del paese, fortemente aggregante, della festa del paese, insomma. Quindi mi piace immaginare che 200 persone e più nel corso dell'anno organizzano per l'anno successivo, e quindi si incontrano riunioni, consigli, pareri. Infatti siamo in questo momento in piena fase, perché abbiamo pensato di allargare ad angoli sconosciuti del paese quest'anno. Accidenti. Quindi si scopriranno altri pezzi di borgo. Abbiamo pezzi di borgo. Questo è San Giorgio Morgetto, e non solo. Certo, noi in pochissimo tempo non possiamo raccontarvi la storia dell'intero paese, ma il nostro, quello di Onda Calabra, è una micromissione, quello di farvi conoscere questi posti, di farveli assaggiare per un attimo, ma di farvi rimanere la fame. Il resto della fame ve la dovete togliere qui, venendo sui posti, nei posti che vi facciamo vedere. Questo è San Giorgio Morgetto, in provincia di Reggio Calabria. Guardate, collegatevi ad internet e venite a vedere questa cittadina meravigliosa, che ha tanto da raccontare e ha tanto da farvi vedere. Franco, io ti ringrazio, ringrazio anche Erika per questo viaggio meraviglioso. È rimasto 4 piani più in giù, perché salire con un tacco alto, però alla fine ce l'ha fatta, è arrivata quasi fino all'ultimo piano. Grazie per essere stati con noi. Onda Calabra torna domani. Onda Calabra, Indocilanda, un disone, shalalaina. Onda Calabra, Indocilanda, un disone, Calabra, Indocilanda, un disone, shalalaina. Onda Calabra, Indocilanda, Spiele und die Arbeit und da Calabra è finita.